Un rigore di Pesaresi a 3 minuti al 90esimo permette alla Vigor Senigallia di piegare un vasto Girardi propositivo organizzato che esce battuto al Bianchelli al termine di una gara combattuta e specie nella prima mezz'ora divertente, ma forse le due squadre sono rimaste condizionate dal brutto scontro tra il portiere di casa Roberto e l'attaccante giallo-blu Lorusso intorno al 24esimo minuto di gioco, che ha costretto i due giocatori a lasciare il campo e a ricorrere alle cure mediche. Con Lazzari e Perri ai box, il tecnico di casa Clementi decide di proporre uno schieramento molto offensivo con De Rico, Keviota, Brioni e Denis Pesaresi in campo insieme dal primo minuto. La gara si propone subito avvincente, con i molisani che provano a schiacciare la Vigor nella propria metà campo e collezionano tre tiri alla bandierina subito dopo il calcio d'inizio, ma il primo pericolo è di marca rossoblu con Brioni che al quarto, ben imbeccato dal lancio, entra in area ma col destro manda sull'esterno della rete. Dall'altra parte anche gli ospiti vanno vicini al gol al sesto minuto, con McNee che non arriva però alla deviazione sottoporta su invitante cross da destra. Il vasto Girardi gestisce il possesso palla con sicurezza e pazienza, cercando il momento giusto per colpire, e al decimo Roberto si deve superare per respingere l'angolata conclusione dei 20 metri di Calemme. Sulla respinta Lorusso è pronto a infilare la palla in rete, ma Silvestri, su segnalazione, l'assistente non colmaglia. L'estremo difensore rossoblu si deve ripetere al tredicesimo, quando è Ruggeri a provarci su punizione, palla deviata in angolo. La Vigor soffre l'atteggiamento intraprendente dei gialloblu, ma non si fa spaventare ed è sempre capace di pungere quando si affaccia in avanti, come al 17esimo con Keriota che si accentra alla destra e dalla lunetta lascia partire un insidioso rasoterra su cui Petriccione si deve distendere per neutralizzare. 2 minuti dopo è Pesaresi a sfiorare il gol, deviando di testa a centrare il cross di De Rico dopo aver vinto il corpo a corpo con Ruggeri, ma la sfera termina al lato di pochissimo. Al 24esimo è ancora Roberto a salvare la propria porta con un grande riflesso sulla botta da fuori di Iacullo. Lorusso è pronto di nuovo sulla respinta per mettere in rete, ma si alza di nuovo la bandierina e l'assistente di Silvestri a segnalarne la posizione irregolare. Nell'occasione lo scontro tra i due giocatori che lascia a lungo a terra l'estremo difensore rossoblu e dopo l'intervento dei sanitari Roberto prova a riprendere il suo posto tra i pali con una vistosa fasciatura alla testa, ma prima della ripresa del gioco è costretto a lasciare il campo sostituito da Sarti. La partita riprende al 34esimo, Brioni, ben servito in area, gira col sinistro, Petriccione si salva con i piedi. Poco dopo anche Lorusso, protagonista dello scontro con l'estremo difensore rossoblu, deve abbandonare il terreno di gioco, al suo posto entra Fiori. Cala il ritmo dopo le due sostituzioni, con le due squadre che sembrano risentire mentalmente del doppio infortunio e nonostante i 7 minuti di recupero, fino all'intervallo non succede altro. Al ritorno in campo, dopo il riposo nel vasto Girardi, Fiori, che aveva sostituito Lorusso, resta negli spogliatoi, al suo posto Panaro. L'inizio della ripresa è molto meno avvincente della prima frazione, con le due squadre ancora aggressive ma molto meno precise nell'impostazione e tanti scontri fisici sulla mediana, con il gioco spezzettato dai molti fischi di Silvestri. Combattuto ma corretto, il match prosegue senza regalare emozioni, con le due difese attentissime a non concedere spazi. Per vedere una nuova occasione bisogna attendere addirittura il 28esimo, quando Marcucci, entrato per Brioni, riceve al limite e si gira liberando il destro senza inquadrare la porta. La gara resta viva anche se sembra avviarsi a chiudersi a reti bianche, ma all'85esimo arriva la svolta decisiva del match. Marcucci si imbuca in area di rigore e finisce a terra dopo il contatto con Petriccione. Per Silvestri non ci sono dubbi e comanda la massima punizione tra le proteste gialloblu. Dagli 11 metri Pesaresi calcia forte col destro, Petriccione intuisce ma non riesce a ribattere e la palla finisce in rete per il vantaggio della Vigor. Il vasto Girardi prova a reagire ma corto di idee ed energie non riesce a creare pericoli per la difesa rossoblu che controlla senza rischiare fino al triplice fischio finale. Mister Clementi, un'altra vittoria arrivata su un calcio di rigore all'87esimo al termine di una partita combattutissima. Sì, la partita che mi aspettavo, la partita estremamente equilibrata contro una squadra che conoscevamo benissimo perché la studiamo tutte le settimane perché giocano con la squadra che affrontiamo la domenica prima, quindi è inevitabile che la guardiamo sempre. E diciamo che confermo quello che era la mia sensazione, che è la squadra che probabilmente da un punto di vista del gioco, dell'organizzazione, è forse la migliore. E sapevamo questo, sapevamo che non dovevamo essere né frettolosi nell'andare a recuperare la palla, che sono tanto bravi a gestire, né essere presuntuosi nel non tenere conto della loro bravura e allo stesso tempo essere comunque bravi a,
a riproporci a fare quello che sappiamo fare, quindi un fraseggio rapido nello stretto e cercare la verticalizzazione. Diciamo che ci siamo, penso, equilibrati abbastanza, sono partiti fortissimo loro, nei primi 15 minuti credo abbiano avuto due o tre situazioni molto pericolose. Sembrava che facessimo una grande fatica ad esprimerci, poi piano piano abbiamo preso coraggio. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, che comunque non si è spaventata, nonostante, perché sapevamo che la partita poteva essere quella, e perché contro il Vasto Girardi è quella la partita che devi fare, e quindi ci siamo presi anche un ruolo da protagonista in questa gara. Nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni davvero propizie per far gol, e poi in un secondo tempo in cui credo che l'equilibrio sia stato abbastanza evidente, l'episodio di rigore ha cambiato. Tu non la metti dentro, l'episodio ti penalizza o ti va a favore? Non va sempre male, non va sempre bene, però nell'equilibrio del calcio, del gioco del calcio, è stata una gran bella partita che purtroppo ti fa portare a casa 0 punti. Magari un'altra partita la vinci. Succede.